Come sempre ci prendiamo qualche minuto per attendere che tutti possano accedere alla piattaforma. Buongiorno, vedo che vi state collegando. Come sempre vi ricordo oggi è il terzo appuntamento e l'argomento di oggi è il Green Deal europeo e la transizione ecologica digitale e anche poi parleremo della sfida della neutralità climatica. Avremo tre relatori, il professore Massimiliano Montini dell'Università di Siena, poi passeremo la parola al dottor Vittorio Calaprice della rappresentanza in Italia della Commissione europea e poi avremo il professore Simone Bastianoni, sempre dell'Università di Siena. Il professor Montini che introdurrà la giornata ci parlerà appunto del Green Deal europeo e della transizione ecologica, il dottor Calaprice della transizione digitale perché lui si occupa all'interno della rappresentanza della Commissione europea di seguire tutto ciò che riguarda l'innovazione e la transizione digitale. Infine, il professor Bastianoni ci parlerà appunto della sfida della neutralità climatica, come diciamo intervento conclusivo. Quali saranno le tappe successive? Il 25 marzo, malauguratamente per voi, sarete con me. Parleremo di fonti di informazione, quindi di differenza tra fondi strutturali europei e gli strumenti tematici della Commissione europea, ma sarà diciamo un webinar un po' più pratico dove vediamo dove cercare bandi, come si risponde a una call, quindi daremo delle informazioni un pochino più pratiche. Faremo anche insieme una visita, diciamo, di quelli che sono i principali siti di consultazione della Commissione europea. Poi il 15 aprile avremo il piano per la ripresa dell'Unione, il Next Generation EU, e poi il 22 aprile avremo un altro intervento, si parlerà nello specifico di Fondo Sociale Europeo. E per finire con gli ultimi due interventi, il 29 aprile, dove sarete di nuovo con me e faremo quella che è una panoramica dei nuovi strumenti finanziari diretti, cioè quelli che partiranno a breve, per il periodo 2021-2027. Finiremo poi il 6 maggio con la collega Raffaella Scordino, che invece ci darà i primi elementi su come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei fondi diretti. Ormai penso non avete più problemi per accedere alla piattaforma. Avete capito che non vi manderemo più email per accedere, ma ogni volta che c'è un webinar dovete accedere all'interno della piattaforma Moodle e di lì poi trovare il collegamento per l'aula. E vi ricordo pure che in parallelo, siccome noi siamo anche staff del centro Europe Direct Roma Innovazione ed insieme al centro Europe Direct dell'Università di Siena e del Consorzio Universitario di Trapani, stiamo organizzando una serie di lezioni di Europa, appunto che si chiamano Lezioni di Europa 2020-2021, che sono in un certo senso trattano tematiche simili a quelle presentate in questo webinar, ma alcune sono integrative. In particolare, la prossima tappa delle lezioni di Europa del 23 marzo, riprenderemo un tema che abbiamo già affrontato nell'ambito di questo percorso e parleremo quindi di istituzioni dell'Unione Europea, ma anche di cittadinanza europea. Vi invito a seguirlo perché comunque i docenti sono diversi, quindi in qualche modo può essere integrativo rispetto a questo percorso. E vi ricordo pure che se volete approfondire quelle che sono le tematiche della transizione ecologica e della transizione digitale, anche nell'ambito delle lezioni di Europa abbiamo due appuntamenti. Il 20 aprile, dove parleremo nello specifico di transizione ecologica e della sfida dell'economia circolare, e il 27 aprile, dove ci sarà di nuovo il dottor Calaprice, che però affronterà il tema della transizione digitale da un punto di vista di opportunità di finanziamento europee per quel nuovo periodo di programmazione. Penso che posso lasciare ormai la parola al professor Montini per il suo primo intervento. Chiedo gentilmente alle colleghe di avviare le slide del professor Montini e quindi cominciamo con la prima tematica che è il Green Deal europeo e la transizione ecologica. Prego, professore.
attivare audio e video. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ringrazio la dottoressa Salvi per questa introduzione alla giornata di oggi. Buongiorno a tutti i partecipanti che vedo anche oggi molto numerosi. È la seconda volta che ho il piacere di essere con voi in questo corso, dopo la lezione della settimana scorsa, alla quale idealmente mi riallaccerò oggi, per quanto mi riguarda. La settimana scorsa, come ricorderete, abbiamo parlato del tema delle priorità della Commissione europea ed abbiamo citato le due super priorità, cioè quella della transizione ecologica e quella della transizione digitale, che sono poi le due priorità che oggi riprenderemo insieme al tema poi della neutralità climatica, che è uno degli aspetti, che stanno all'interno del grande progetto del Green Deal europeo e della transizione ecologica. Quindi ci sembrava opportuno mettere la mia lezione introduttiva, il mio intervento introduttivo all'inizio di questo webinar, non per rubare lo spazio agli altri relatori, ma perché questa prima presentazione di oggi avrà un carattere più introduttivo e poi proseguiremo con le altre tematiche del programma di oggi, che è comunque molto intenso, molto nutrito e spero anche che sarà corredato bene dalle vostre domande, dai vostri interventi. Quindi cominciamo subito. Ovviamente 20 minuti non sono molti per trattare di questo tema, che è molto ampio, ma cerchiamo di collocare il Green Deal europeo come grande progetto della Commissione europea con questo slogan in qualche modo della transizione ecologica che al Green Deal europeo si collega. Come abbiamo avuto modo di dire nella lezione precedente sulle priorità della Commissione europea, il Green Deal europeo è la prima delle sei priorità dell'attuale Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, che, come ricorderete, come saprete, si è insediata alla fine del 2019. E proprio nel dicembre del 2019 è stato presentato dalla Commissione, pochi giorni dopo in realtà l'insediamento della Commissione, è stato presentato il documento, diciamo, che avvia il Green Deal europeo, che tecnicamente è una comunicazione che ha appunto il titolo COM 2019-640. La comunicazione è un atto interno, non è un atto normativo, è un atto interno che normalmente viene utilizzato dalla Commissione per avviare un dialogo con le altre istituzioni europee. Infatti, tecnicamente la comunicazione è un atto che si indirizza al Consiglio e al Parlamento, i due organi che hanno il potere legislativo nel sistema istituzionale dell'Unione Europea. E quindi questa comunicazione 2019-640 del dicembre 2019 è quella che ha dato avvio al Green Deal europeo. E all'interno di questa comunicazione noi troviamo proprio la struttura del Green Deal europeo, le sue principali priorità, le sue principali iniziative previste e una prima tabella di marcia di quelle che saranno le politiche europee in questo settore finalizzate a questo grande obiettivo della transizione ecologica o transizione verde. Andiamo quindi avanti e vediamo innanzitutto una frase che ho ripreso dalla parte iniziale di questa comunicazione, che ben spiega, a mio avviso, l'obiettivo del Green Deal europeo, del quale si sente molto parlare, ma è opportuno mettere a fuoco quello che è l'obiettivo di questo strumento, di questo programma, secondo l'impostazione della Commissione europea. Il Green Deal europeo, secondo la Commissione, dovrà essere una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata
dall'uso delle risorse. Quindi questa definizione è importante perché in un breve spazio ci dà già una idea dei punti cardinali intorno ai quali si muove il Green Deal europeo. Infatti, il Green Deal europeo vuole essere la nuova strategia di crescita economica dell'Unione dopo 20 anni in cui l'Unione ha organizzato il suo processo di crescita economica attorno al cosiddetto piano di Lisbona, che era stato adottato tra il 2000 e il 2001, e in quel momento l'obiettivo era un obiettivo socio-economico con una scarsa attenzione agli aspetti ambientali, che poi erano stati inseriti in corsa, diciamo strada facendo all'interno di questa strategia di Lisbona, ma era soprattutto una strategia socio-economica e non aveva una grande attenzione per gli aspetti ambientali. Al contrario, il Green Deal europeo vuole essere un programma di programmazione economica, ma con una forte attenzione per gli aspetti ambientali e socio-ambientali. Infatti, vedete riferimenti alla società giusta e prospera, all'economia efficiente, moderna e competitiva, quindi aspetti socio-economici legati però a esigenze ambientali, cioè un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e soprattutto un'economia dove la crescita economica dovrà essere dissociata dall'uso delle risorse. Questo è il tema dell'economia circolare, che è uno degli assi portanti del Green Deal. E l'altro tema è quello della neutralità climatica, della quale poi parlerà più diffusamente il professor Bastianoni, dopo di me, mio collega dell'Università di Siena, che vuol dire sostanzialmente che nel 2050 l'Unione Europea cercherà di tendere verso lo zero per le sue emissioni e comunque di compensare le emissioni residue, in modo di poter dire che le emissioni nette di gas serra sono sostanzialmente vicine allo zero. Quindi un grande progetto che non si esaurisce nei prossimi anni, ma che ha un obiettivo di lungo termine, che è da qui al 2050, e obiettivi intermedi per settori, per ambiti di intervento. Questa è un po' la struttura del Green Deal. Andiamo avanti e vediamo quali sono i quattro pilastri che il documento istitutivo del Green Deal individua e che appunto mette alla base della struttura del Green Deal. Quattro pilastri che sono poi quattro obiettivi generali. Allora, il primo è rispondere alla crisi climatica ed ambientale globale. Questo è importante perché chiaramente, come dicevo, la partenza non è l'aspetto economico o socio-economico, ma è l'aspetto ambientale. Stiamo vivendo una grave crisi climatica, una grave crisi ambientale del pianeta nel suo insieme, ma anche nel territorio europeo. L'Unione Europea vuole rispondere a questa crisi climatica ambientale, ma vuole rispondere creando occupazione, crescita economica, sviluppo. E questo è l'obiettivo, quindi uno sviluppo sostenibile integrato con le esigenze socio-economiche, che però parte dall'esigenza prioritaria di rispondere alla crisi climatica ed ambientale. Questa è la caratteristica forse più importante. Secondo pilastro, trasformare l'economia e la società europea verso percorsi più sostenibili, più giusti e più inclusivi. Qui è chiaramente l'aspetto appunto di un'economia che è stata definita, viene ancora definita economia sociale di mercato, cioè il cosiddetto welfare state europeo, che la Commissione europea è intenzionata a sostenere, a recuperare, a riorganizzare dopo un periodo difficile che è stato quello degli ultimi 10, almeno 10 anni, dopo la crisi del 2008-2009 fino al 2019, l'entrata in esercizio della nuova Commissione, sono stati 10 anni difficili dal punto di vista socio-economico. Poi abbiamo il terzo obiettivo: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione Europea. Quindi anche qui attenzione all'aspetto ambientale del capitale naturale, delle risorse naturali, della biodiversità, fra l'altro, che è collegata a questi obiettivi. Quarto pilastro, proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Anche qui è importante, c'è sempre stato nel diritto dell'Unione Europea, nella politica ambientale europea, un collegamento stretto tra protezione dell'ambiente e protezione della salute umana.
Qui si rilancia questo nesso, questo collegamento, e si rilancia il fatto che la protezione ambientale non è un obiettivo fine a se stesso, ma è la protezione degli ecosistemi, dei luoghi dove gli esseri umani vivono, e quindi proteggere l'ambiente significa proteggere poi alla fine la salute anche degli esseri umani e dei cittadini europei. Questi sono i pilastri di riferimento, gli obiettivi di riferimento su cui si basa il Green Deal europeo in termini generali. A mio avviso si possono però, scavando all'interno di questo progetto del Green Deal, individuare degli obiettivi più specifici. Mentre i quattro pilastri vengono esplicitamente citati dalla Commissione europea nel suo documento, questi tre obiettivi prioritari, a mio avviso, derivano dalla lettura del documento del Green Deal e dall'impostazione degli atti che ne sono seguiti nel corso di questo anno, poco più di un anno, in cui il Green Deal è iniziato ad entrare in azione. Allora, a mio avviso, leggendo tutta la struttura del Green Deal e gli atti applicativi, si possono individuare tre obiettivi principali che necessariamente guideranno l'attuazione delle politiche e di tutte le misure previste dal Green Deal. Questi obiettivi sono la neutralità climatica, l'economia circolare e la protezione ambientale. Vediamo di vedere perché questi sono obiettivi prioritari all'interno del sistema del Green Deal secondo l'impostazione della Commissione. Allora, innanzitutto la neutralità climatica è al primo posto perché è legata alla riduzione, vi dicevo, delle emissioni di gas serra e alla compensazione delle emissioni residue con questo grande progetto di lungo termine da qui al 2050, che però prevede delle tappe intermedie, in particolare prevede un'importante tappa intermedia al 2030, rispetto alla quale peraltro l'Unione Europea ha innalzato il proprio livello di ambizione e quindi di riduzione delle emissioni, come vedremo poi più avanti nel dettaglio. Quindi questo è il primo e principale obiettivo del Green Deal. Il secondo obiettivo è quello legato all'economia circolare. Qui in breve possiamo dire che l'economia circolare si riferisce al passaggio da un paradigma economico che si basa su un'economia circolare dove sostanzialmente si estraggono risorse, si producono beni e poi alla fine si producono molti rifiuti che corrispondono alle risorse non più utilizzate o ai beni non più utilizzati. Bisogna passare a un nuovo paradigma basato su un concetto di vera sostenibilità, che è quello dell'economia circolare, dove sostanzialmente noi andremo a produrre beni con risorse che in qualche caso verranno estratte, ma poi in gran parte verranno recuperate da altri beni, ma poi la cosa comunque importante è che alla fine la maggior parte dei beni e delle risorse verranno recuperati, riusati o riciclati per produrre nuovi beni. Questo andrà nel medio-lungo termine a ridurre drasticamente l'utilizzo di risorse naturali e lo sfruttamento di risorse naturali. Questo è il grande obiettivo dell'economia circolare, che è uno dei pilastri del Green Deal, che non è quindi solo legato all'aspetto della riduzione delle emissioni, ma deve avere questa grande centralità dell'elemento dell'economia circolare. Quindi è assolutamente necessario che questi due obiettivi vadano di pari passo, come peraltro abbiamo visto già nella definizione generale del Green Deal, sono entrambi richiamati. Terzo elemento è quello della protezione ambientale. Bisogna rivedere, ha detto la Commissione, il sistema della politica e del diritto per la protezione ambientale. Bisogna ripartire da un concetto di tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Bisogna tenere presenti alcuni principi, come ad esempio quello che cito qui, il principio di non regressione, che è molto sostenuto da coloro che si occupano di protezione ambientale, cioè bisogna che la nuova normativa non vada indietro rispetto al livello di protezione che è garantito dalla normativa attuale, il che non è sempre scontato, ma va sempre riaffermato. E bisogna, ha detto la Commissione, concentrarsi sull'inquinamento, ma in particolare sull'inquinamento da sostanze tossiche nell'aria, nell'acqua, nel suolo. La Commissione ha preso l'impegno di lanciare entro il 2021 una nuova strategia per rivedere la normativa esistente ed arrivare al progetto dell'inquinamento zero da sostanze tossiche nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Quindi la dimensione ambientale è una dimensione che accompagnerà tutta l'attuazione del Green Deal europeo. A questo punto, diciamo, una volta esaminati i pilastri e gli obiettivi principali del Green Deal, possiamo dare qualche
dettaglio esplicativo. Prima di fare questo, un breve passaggio sul collegamento tra il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, meglio conosciuti come SDGs, Sustainable Development Goals, e che si collocano all'interno della cosiddetta Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questa agenda è il grande progetto mondiale delle Nazioni Unite per portare tutti i paesi del mondo in una prospettiva di sviluppo sostenibile attraverso una serie di 17 obiettivi a cui si collegano degli specifici target e degli specifici integratori. Il Green Deal vuole anche essere nell'impostazione della Commissione una risposta operativa al grande progetto delle Nazioni Unite, degli SDGs, per cercare di mettere anche l'Unione Europea in linea con questi obiettivi di sviluppo, creando una programmazione integrata tra l'attuazione degli SDGs, il Green Deal, il sistema di coordinamento macroeconomico del semestre europeo e poi, lo vedremo in una delle prossime lezioni di questo corso, anche il sistema del Recovery Plan Next Generation EU è stato poi allineato a questo grande progetto che potremmo dire di sviluppo sostenibile, dove sta il Green Deal, stanno gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sta tutto il sistema di programmazione economica, macroeconomica dell'Unione Europea. Quindi finalmente direi la nuova Commissione Europea rispetto alle precedenti commissioni ha preso sul serio il tema della integrazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile con gli aspetti della riduzione delle emissioni, dell'economia circolare e quindi finalmente un'ottica integrata che è l'unica ottica possibile per raggiungere gli ambiziosi risultati che il Green Deal si propone di raggiungere. Andiamo avanti e vorrei vedere con voi in questi 10 minuti che ci rimangono, poi naturalmente se avete delle domande sarò ben lieto di darvi ulteriori dettagli. Vorrei vedere almeno quelli che sono le principali azioni che l'Unione Europea ha immaginato nel sistema del Green Deal, in cui si è data questo obiettivo generale, trasformare l'economia per un futuro sostenibile. Cioè all'interno di questa cornice intitolata Trasformare l'economia per un futuro sostenibile, in cui l'Unione Europea sostanzialmente dice che bisogna ripensare le politiche europee in tutti i settori dell'economia, dall'energia all'industria, alla produzione e consumo di beni, al sistema delle grandi infrastrutture, che non sono solo le infrastrutture fisiche, ma sono anche quelle naturalmente digitali, il sistema dei trasporti, il sistema della produzione e del consumo di prodotti alimentari, dell'agricoltura, quindi tutta la filiera agroalimentare, il sistema dell'edilizia che per la prima volta col Green Deal diventa al centro, perché lo vedremo, è fortemente responsabile il comparto dell'edilizia e delle costruzioni e del consumo di gas serra. Il sistema della tassazione, su cui anche qui per la prima volta l'Unione Europea vuole avere un'azione forte, anche se è difficile intervenire in questo settore perché la tassazione è materia di competenza tradizionalmente degli Stati membri e non dell'Unione, e il sistema delle prestazioni sociali che deve essere anche integrato con questo grande progetto. Allora, all'interno di questa cornice, l'Unione Europea individua una serie di azioni che potranno essere poi nel tempo riviste, aggiornate, ma che comunque costituiscono l'ossatura, la struttura del Green Deal, di questa trasformazione che oggi noi chiamiamo la transizione verde o transizione ecologica. Quindi il primo obiettivo è quello di rendere più ambiziosi gli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso l'obiettivo finale della neutralità climatica al 2050 e l'obiettivo, come vi dicevo, intermedio al 2030, che già da questa Commissione europea è stato portato da un meno 40%, che era l'obiettivo di riduzione previsto dalla vecchia Commissione europea rispetto ai livelli del 90, a un meno 55% che è stato approvato nei mesi scorsi dalla nuova Commissione europea e dalle altre istituzioni. Inoltre, l'Unione Europea ha lanciato una proposta di una prima legge europea per il clima che dovrà servire a creare una nuova struttura di riferimento anche normativo e politico all'interno della quale anche i cittadini, tutti i cittadini europei, tutte le istituzioni e le organizzazioni
potranno dare il loro contributo a questo grande impegno di riduzione delle emissioni. Secondo obiettivo è quello legato all'energia. Bisogna garantire l'approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura. Quindi l'obiettivo è la decarbonizzazione del sistema energetico, cioè produrre energia eliminando tendenzialmente e progressivamente le fonti fossili, aumentando la possibilità di avere energia prodotta senza dipendere dalle fonti fossili. E quindi anche in molti casi senza dipendere da una massiccia importazione di materia prima, perché se riuscissimo a produrre più energia da fonti rinnovabili potremmo produrla senza necessità di importare la materia prima. Quindi l'energia diventa pulita, ma diventa probabilmente anche in prospettiva di lungo termine più economica e sicura. E spingere quindi ancora di più sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica. Questo è stato già fatto negli ultimi 20 anni su spinta della normativa europea, ma si può senz'altro migliorare quello che è stato fatto. Questo è quello che dice la Commissione. Questo tema dell'energia si lega strettamente alla mobilitazione dell'industria, cioè l'industria deve fare la sua parte non solo e non tanto per ridurre le emissioni, che in parte questo il settore industriale lo sta già facendo, ma deve anche passare a un'industria dove si vada verso un'economia circolare, quindi economia pulita, quindi riduzione, decarbonizzazione del sistema industriale, economia circolare, riuso e riutilizzo delle risorse. Bisogna trasformare, dice l'Unione Europea, l'intero settore industriale europeo, creando quindi una grande transizione che non riguardi solo alcuni operatori più illuminati, ma riguardi tutto il sistema industriale. L'Unione Europea dice che per rivedere il sistema industriale ci vorranno almeno 25 anni, per cui se vogliamo essere pronti per il 2050 con una transizione dell'intero sistema industriale, dobbiamo partire subito e mettere i paletti di questa nuova azione entro i prossimi 5 anni. E infatti l'Unione Europea ha già, la Commissione Europea ha già adottato un nuovo piano industriale europeo e sul quale sta ancora lavorando per incrementare e migliorare questo primo progetto. Un altro punto è costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse. Già da tempo, già da anni, l'Unione Europea ha adottato delle normative per i nuovi edifici che prevedono regole molto stringenti di efficienza energetica dei nuovi edifici, però questa Commissione si è resa conto in modo più chiaro rispetto alle precedenti Commissioni europee che il problema in molti paesi europei, pensiamo al nostro paese, non è l'efficienza energetica dei nuovi edifici, ma il problema di come ristrutturare per rendere i vecchi edifici efficienti da un punto di vista energetico. Quindi il grande sforzo dovrà essere quello della ristrutturazione degli edifici, perché se ne costruiscono relativamente pochi rispetto al parco di edifici esistenti. E infatti l'Unione Europea ha messo nero su bianco all'interno del Green Deal il fatto che oggi il 40% del consumo energetico totale viene dagli edifici, quindi gli edifici sono diventati la prima fonte di consumo dell'energia, più del sistema dei trasporti, più del sistema industriale ed energetico. Quindi certamente bisogna intervenire in modo molto serio, molto forte e devo dire molti paesi, tra cui anche il nostro, su questo hanno iniziato ad avviare, come sapete, programmi di incentivazione importanti alle ristrutturazioni degli edifici, in particolare molto spesso all'inizio finalizzati agli edifici privati, mentre ancora molto si deve fare rispetto agli edifici pubblici, ma si spera che questo avverrà nei prossimi anni. Quinto punto, la mobilità, ovviamente che non poteva mancare in questo grande progetto, accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, quindi la smart mobility, che sia però anche una mobilità dove si riduce il consumo energetico, perché i trasporti sono responsabili del 25% del consumo energetico totale. Bisognerà ridurre, secondo la Commissione, del 90% rispetto ai livelli del 90 entro il 2050 il consumo di energia dal settore dei trasporti, che riguarda il trasporto stradale, ma anche quello ferroviario, aereo e per vie navigabili. In più bisogna incorporare
i costi, gli impatti sull'ambiente e sulla salute del settore dei trasporti e bisogna ridurre il sistema delle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili, oltre a lavorare per gli inquinamenti di tipo più tradizionale che rimangono forti nelle città. L'inquinamento dell'aria nelle città provocato dai trasporti è una emergenza europea. Pensiamo all'Italia, con l'area della pianura padana, che storicamente è una delle aree con i dati di qualità dell'aria peggiori rispetto a tutto il sistema geografico europeo. Poi ulteriori punti, il punto 6 è quello legato al sistema agroalimentare. Bisogna creare un sistema agroalimentare che dal produttore al consumatore garantisca un cibo giusto, sano e rispettoso dell'ambiente, quindi un sistema più sostenibile sia nella produzione che nel consumo, a garanzia dell'ambiente, a garanzia anche dei consumatori, per la qualità e anche per un sistema che garantisca prezzi accessibili per tutti, ma garantisca anche ovviamente un equo compenso per il lavoro dei produttori. Settimo punto, preservare e ripristinare gli ecosistemi e arrestare la perdita di biodiversità. Qui il riferimento è al fatto che gli ecosistemi finalmente viene riconosciuto in un programma che poi parte come un programma di sviluppo e di crescita economica, la centralità dell'importanza di tutelare non tanto l'ambiente rispetto alle esternalità negative che il sistema della produzione e del consumo può causare, ma tutelare l'ambiente nella sua forma di tutela degli ecosistemi, perché gli ecosistemi sono la base della vita e forniscono quelli che gli economisti chiamano i servizi ecosistemici essenziali, come cibo, acqua dolce, guarita e riparo, servono ad attenuare le catastrofi naturali, a contrastare parassiti e malattie e a contribuire alla regolazione del clima. Si pensi a quanto nel progetto di riduzione delle emissioni si investirà sul tema dell'assorbimento della CO2 da parte delle foreste, di questo sicuramente dirà qualcosa il mio collega Bastianoni, a quanto si è parlato, specialmente all'inizio della pandemia attuale, del possibile collegamento fra la distruzione della biodiversità, soprattutto in Cina e in altri paesi, ma questo vale un po' per tutto il mondo, e possibili collegamenti con la diffusione delle malattie, dei parassiti e anche purtroppo delle pandemie. Quindi mettere al centro di questo sistema anche la tutela degli ecosistemi e della biodiversità è assolutamente fondamentale. E la Commissione questo sembra averlo compreso in questo programma del Green Deal. Ottavo obiettivo, fra gli obiettivi ed ultimo di questi obiettivi principali, l'obiettivo inquinamento zero, almeno per quanto riguarda l'inquinamento da sostanze tossiche. Quindi bisogna rivedere la normativa attuale e, come vi dicevo, l'Unione Europea si è impegnata entro il 2021 ad adottare un piano di azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo, quindi cominciando a avere un approccio più severo rispetto all'inquinamento, non tutto l'inquinamento, ma almeno l'inquinamento da sostanze tossiche per le quali è conosciuto il livello di rischio. A questo punto vedo che sono rimasti pochi minuti, passo ad una fase conclusiva della mia presentazione, salterò qualche slide che era quella dedicata alle iniziative orizzontali collegate agli aspetti della fiscalità, agli aspetti dell'educazione, altri aspetti trasversali che non sono meno importanti, ma mi premeva comunque più che altro darvi un senso degli aspetti cosiddetti verticali, cioè settoriali, che sono quelli che ho appena descritto, perché sono quelli che è più importante conoscere proprio per capire l'ambito di applicazione del Green Deal. Qui aspettate perché vorrei fare, torno rapidamente avanti. Allora, quindi salterò questa parte, ma andrò a descrivere due o tre aspetti importanti della parte finale. Innanzitutto, l'elemento rapidamente del fatto che l'Unione Europea vuole essere leader a livello mondiale, quindi si impegna a promuovere il Green Deal come sfida europea, ma anche a cercare nei rapporti diplomatici e commerciali e di collaborazione con gli altri paesi di portare avanti le proprie iniziative del Green Deal per cercare di estenderle anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
L'altro elemento importante è quello della partecipazione e dell'impegno del pubblico, e quindi l'Unione Europea sta cercando, iniziando a creare un patto europeo per il clima, ma più in generale un sistema nel quale sia più facile creare forme di coinvolgimento dei cittadini, fornendo informazioni in modo più semplice ai cittadini e cercando di farli partecipare in modo maggiore anche attraverso iniziative a livello locale. Questo è all'interno di questo grande progetto del Patto Europeo per il Clima che sta nel sistema del Green Deal. E poi, naturalmente, il Green Deal dovrà servire a, diciamo, costruire un percorso europeo originale ed autonomo di sviluppo sostenibile che, idealmente si collega al sistema delle Nazioni Unite degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, ma crea una via europea per lo sviluppo sostenibile. Come ha detto la Presidente von der Leyen, il Green Deal dovrà essere la bussola dell'Unione Europea per i prossimi 30 anni nella prospettiva di perseguire lo sviluppo sostenibile. E vado verso la conclusione, vado verso la conclusione con una conclusione di carattere personale. Io fin qui in gran parte ho descritto, naturalmente interpretando quello che l'Unione Europea ha diciamo proposto all'interno del suo progetto di Green Deal. Concludo con una riflessione di carattere personale su quella che a mio avviso dovrebbe essere la transizione ecologica. Voi sapete che si sta parlando anche non solo in Europa, ma anche in Italia, molto di cosa deve stare all'interno di questo grande contenitore della transizione ecologica. Rispetto alle parole chiave che ha usato e che usa l'Unione Europea, alcune di queste, a mio avviso, si potrebbero calibrare in modo più attento e più preciso in questa ottica della revisione in itinere del Green Deal, che peraltro è una stessa idea dell'Unione Europea. Ad esempio, l'Unione Europea parla di neutralità climatica e di decarbonizzazione. A mio avviso è importante sottolineare, ad esempio, la parola chiave decarbonizzazione, che non vuol dire che bisognerà, naturalmente vuol dire che bisognerà ridurre le emissioni drasticamente, ma ridurre le emissioni, a mio avviso, bisognerà stare attenti a non entrare in una logica di ridurre le emissioni a tutti i costi, nel senso che noi dovremo considerare quelli che saranno gli impatti anche socioambientali della riduzione delle emissioni, che porterà senz'altro benefici socioambientali, ma che andranno calibrati. È per questo che l'Unione Europea si è data un obiettivo lungo al 2050 della neutralità climatica, perché evidentemente noi dobbiamo garantire che la neutralità climatica e la decarbonizzazione non provochino scompensi sociali ed ambientali nel breve periodo. Quindi bisognerà stare attenti di costruire percorsi seri e graduali di riduzione e di decarbonizzazione, che rimane però chiaramente l'obiettivo prioritario. L'economia circolare, anche questa è centrale. L'Unione Europea ha ben presente che l'obiettivo ultimo deve essere quello di dissociare la crescita economica dallo sfruttamento delle risorse. Questo l'avete visto, la Commissione lo dice. Bisognerà stare attenti che l'economia circolare non venga invece interpretata come un mero esercizio di miglioramento, ad esempio, della gestione dei rifiuti. È anche questo, è una riduzione dei rifiuti, un recupero della materia, ma è soprattutto questo in funzione di una riduzione dello sfruttamento delle risorse. Terzo elemento, l'elemento della protezione ambientale, che non dovrà essere, come già la Commissione ha detto, ma che può dire, a mio avviso, con maggiore forza, non dovrà essere solo la vecchia tradizionale protezione ambientale, che va benissimo, va mantenuta, anzi, bisogna stare attenti a non tornare indietro, ma bisogna proteggere gli ecosistemi non solo perché questi forniscono servizi ecosistemici, ma perché noi cambiamo la nostra prospettiva e vediamo gli esseri umani come parte integrante degli ecosistemi. Questo è un tema su cui io lavoro molto a livello di ricerca, quindi è un tema a me molto caro: cambiare la prospettiva, non proteggere l'ambiente come qualcosa di esterno alla nostra attività umana, ma qualcosa in cui gli esseri umani sono inseriti, e quindi i problemi di tutela ambientale e salute pubblica sono assolutamente integrati. E quindi protezione ambientale va bene all'interno di questo Green Deal, ma se è una protezione dell'integrità degli ecosistemi. Su questo ultimo punto, o meglio su questi tre punti di questa che ho chiamato la mia personale visione, ma che poi capite si lega e si costruisce sulla base del,
quello che l'Unione Europea ha previsto col Green Deal, cercando di interpretarlo e mettere a fuoco quelle che a mio avviso devono essere le parole chiave. Su questo ho scritto un breve articolo recentemente su Green Report, che è un portale online che si occupa di queste tematiche. Mi sono permesso di mettervi lì il link, per cui chi vuole può andarsi a leggere questo articolo. Io a questo punto ho concluso e ho esaurito il mio tempo. Vi ringrazio dell'attenzione e sono naturalmente a disposizione poi più avanti per le vostre Grazie domande. mille, Grazie. professor Montini. Tra l'altro il link che lei ci ha indicato possiamo diciamo consigliarlo, siccome è all'interno della piattaforma Moodle, noi abbiamo già consigliato dei materiali da visionare, possiamo aggiungere anche il link che lei ha inserito nelle slide tra i documenti da mettere a disposizione sul web. Professor Montini, ci sarebbero delle domande per lei, ma abbiamo deciso di farle alla fine perché sono tante e temiamo poi di andare lunghi, diciamo, sulla scaletta. Ora chiederei al dottor Calaprice, appunto, che lavora per la rappresentanza in Italia della Commissione europea, di andare in video, e il professor Calaprice ci parlerà nello specifico della transizione digitale nell'Unione europea. Prego, dottor Calaprice. Dottor Calaprice, non la sentiamo, deve attivare il microfono. In alto a lei. Perfetto. Ecco qui, mi sente adesso? Buongiorno a voi tutti, allora, buongiorno, grazie per l'invito, ovviamente rivolto non tanto a me, non solo a me, ma alla Commissione europea, alla rappresentanza in Italia nella quale lavoro, ma non dalla quale diciamo, vi sono collegato. E davvero ho accettato con piacere insomma, a condividere con voi questa grande seconda priorità della Commissione europea, che ascoltando anche le parole del professor Montini si integra davvero con le strategie del Green Deal. Quindi questa mattina vi fornirò una panoramica su come l'Unione europea sta costruendo lo spazio digitale europeo e come questa strategia è una strategia che mette in campo una serie di azioni che in qualche modo parallelamente si coniugano alla roadmap che il professor Montini ha delineato, che è comunque una roadmap avviata dalla Commissione europea sino al 2030, almeno nel primo step del 2030. Ecco, dobbiamo immaginare che in qualche modo la Commissione europea è partita come un treno su questi due binari, che sono la trasformazione ecologica, il Green Deal, e dall'altro la trasformazione digitale. E su questi due binari la Commissione corre con un motore che è il motore della innovazione, della ricerca, e con una benzina che è in questo caso dato dagli investimenti, investimenti pubblici e privati. Questi sono i temi di cui parlerò, ovviamente un'introduzione al tema che riguarda la priorità digitale, priorità che è legata allo scenario attuale. Noi siamo tutti, come vediamo, sappiamo, immersi nei dati. E la nostra soggettività anche oggi si costruisce attraverso una soggettività dei dati. Secondo la Commissione europea noi siamo data subject, siamo soggetti che proprietari di dati e che producono dati. È questo che noi intendiamo come società dell'informazione, della comunicazione e come digital transformation, cioè la pervasività dei dati. Pervasività che appunto entra ormai nella nostra vita privata e pubblica, tanto da non distinguere più il nostro momento di vita online e quella offline. Vi è un misto, c'è un famoso filosofo che ha individuato questa espressione che è la on life, la vita on life, cioè che sia online ma anche offline. È questa nuova dimensione digitale nella quale noi viviamo. Dunque, come ho detto,
siamo nella piena espansione, produzione di dati costantemente realizzata da vari strumenti. E proprio per questo sentiamo tanto parlare di intelligenza artificiale. Come mai un meccanismo, diciamo, una tecnologia che comunque esiste da decenni, ha avuto negli ultimi anni un'esplosione straordinaria? E ve lo spiegherò appunto anche brevemente nelle varie slides, ma comunque sappiate, l'intelligenza artificiale si sta diffondendo sempre di più perché si nutre di dati e quanti più dati ha a disposizione, gli algoritmi riescono a lavorare bene, a lavorare meglio. Dicevo, aumento delle connessioni, dei device. Avete sentito parlare della Internet of Things, cioè l'Internet delle cose, siamo tutti interconnessi. Vi sono una serie di strumenti che noi utilizziamo normalmente, che appunto lo smartphone, l'iWatch, le interconnessioni dati da come dialogano a volte gli strumenti di domotica della casa, la macchina che può dare sempre più informazioni. Siamo tutti, cioè, vi è un insieme, un sistema che ormai viene chiamato anche l'internet del tutto. E in questo sistema, possiamo dire, la trasformazione digitale nei prossimi anni sarà sempre più ampia, consentendo da un lato l'inserimento di molti più persone diciamo, nell'utilizzo di internet, i beneficiari di internet sarà la gran parte della popolazione mondiale, un'esplosione straordinaria dei dispositivi IoT, anche quelli indossabili, e poi l'avvento del 5G. Per essere sintetici, lo avrete anche sentito, il 5G cambierà il mondo. Vi spiegherò poi in che senso, ma il 5G impatterà su tutto questo sistema, in qualche modo lo accelererà. Il 5G, insieme ai dati e all'intelligenza artificiale, è una di quelle tecnologie cosiddette abilitanti. Cioè, creano altre tecnologie, creano altre opportunità. Allora, in tutto questo, per chiudere il sistema, è vero, esistono dunque l'IoT, l'internet delle cose, tutti i nostri device, esistono anche però infrastrutture critiche in cui i sistemi di interconnessione vengono inseriti, cioè le banche, i sistemi di trasporto, di energia, le industrie. Queste sono cosiddette infrastrutture critiche perché gestiscono, hanno funzioni anche pubbliche. Se venisse bloccato un sistema di trasporto o un sistema bancario, le conseguenze sarebbero molto gravi. Ecco perché anche vi è una grande attenzione, diciamo, per quello che è il cosiddetto cyber risk, la cyber security. In qualche modo, la cyber security è il punto di chiusura di tutto questo sistema. Tutti questi dati che noi produciamo e che comunque dialogano tra di loro, vengono velocemente spostati da una parte all'altra, possono però essere attaccati, vengono attaccati in verità ogni giorno, e per questo è necessario creare adeguati strumenti di difesa nel mondo cyber. Allora, tutta questa premessa è per darvi anche l'idea di quali sono le principali strategie dell'Unione Europea e della Commissione in particolare su questi dati. Io ve ne evidenzio due che sono di particolare rilevanza. La strategia europea riguardante i dati e quella riguardante l'intelligenza artificiale. I dati sono una parte rilevante della nostra appunto vita, ma sono anche una parte rilevante per il mercato. Dei dati. Perché le imprese producono dati, ma questi dati possono essere meglio gestiti in una dimensione anche europea. Possono essere cioè resi interoperabili nell'ambito del mercato unico europeo. E quindi l'idea anche della Commissione europea è di valorizzare questi dati. Ne avrete sentito parlare il famoso Bill Gates disse 20 anni fa: i dati sono il nuovo petrolio. Ora, 20 anni fa, adesso il tempo ormai lo abbiamo compreso. E quindi è necessario che i dati siano sicuri, possano circolare all'interno dell'Unione Europea e che in particolare i cittadini sappiano dove vadano a finire. Sapete benissimo che una parte dei nostri dati privati sono registrati nei nostri cellulari, ma alla fine non sono lì, sono storage, sono immagazzinati in strutture di grandi big tech,
big company, big tech company, che sono, sono private e che sono anche non in Europa o nei nostri paesi. Quindi questo è un grande tema e per cui la Commissione europea ha posto in essere una sua strategia nella quale vuole da un lato appunto, stimolare la diffusione dei dati, ma gestire questi dati. E come si possono gestire i dati che noi in Europa, secondo una serie di criteri anche, continuiamo a produrre e costruire, immagazzinandoli in cloud, che siano, per così dire, che abbiano dei requisiti di particolare rilevanza secondo i criteri del diritto europeo, e cioè fondati sul rispetto della privacy, sul rispetto della dignità umana, e quindi mettendo in campo una gestione anche di questi cloud e di anche una raccolta di questi cloud. Sappiate che noi utilizziamo ovviamente varie tipologie di strumenti, di app, ma anche molti dati pubblici sono distribuiti in maniera diversificata nel territorio nazionale, ma questi dati potrebbero essere meglio raccolti e potrebbero essere più interoperabili all'interno del sistema pubblico italiano, ma anche ancora di più nel sistema pubblico europeo. Il caso più evidente è la tessera sanitaria resa digitale, e quindi attraverso la quale tutti i nostri dati un giorno, cosa che ancora non è, ma insomma sempre di più, possa essere non soltanto riconosciuti nel nostro territorio, in Italia in questo caso, ma possano essere ben identificati anche in altri paesi. Per cui, qualora sfortunatamente ci trovassimo in un altro paese e avessimo bisogno di cure mediche, certo abbiamo la nostra tessera sanitaria europea, ma in questa tessera sanitaria, se riuscissimo ad avere tutti i nostri dati, la nostra cartella clinica, beh, questo renderebbe ancora più semplice le cure in ogni parte d'Europa. E questo è solo un esempio dell'enorme impatto che i dati possono avere positivamente nella vita di tutti i giorni. Per questo anche la Commissione europea ha, nello scorso anno, lanciato il libro bianco sull'intelligenza artificiale, e che è anche l'avvio di questo approccio europeo all'intelligenza artificiale. Molto brevemente, non abbiamo il tempo di entrare nel merito di cosa sia l'intelligenza artificiale. Quello che vi posso dire, in sintesi, che è un'espressione che in qualche modo molti studiosi hanno detto, insomma, è stata impropria definirla questa intelligenza artificiale. Innanzitutto non esiste una, esistono tipologie diverse, sono varie tecnologie che si chiamano intelligenza artificiale. Qui le vedete una famosa slide in cui di fatto l'intelligenza artificiale si articola in algoritmi che aiutano l'apprendimento, si chiamano ma machine learning, quindi l'apprendimento che simula in qualche modo l'apprendimento umano, ma più che altro simula la macchina stessa che apprende secondo dei criteri. E poi vi sono tutta una serie di applicazioni che riguardano molto la gestione del linguaggio, la visione, quindi le attività riguardanti il riconoscimento facciale, la realtà aumentata, la trasformazione del nostro parlare in testo e viceversa, dal testo al parlato, la robotica. Questi sono una serie di esempi che chiamiamo intelligenza artificiale. In sintesi, l'intelligenza artificiale lavora in gran parte attraverso algoritmi, quindi sono software, semplificando, che lavorano e in qualche modo accumulano una forma di esperienza, chiamiamola così, e dall'altro sono algoritmi che possono essere attivati per macchine e quindi per l'azione dei robot. Questo è importante perché nel mondo, guardate, l'intelligenza artificiale si sta diffondendo, questa è l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina. Bene, diciamo l'approccio, scusate, l'approccio dell'intelligenza artificiale nei confronti di questi paesi è diverso. Cioè, in questi paesi stanno costruendo diverse tipologie di intelligenza artificiale. Per dirla in maniera sintetica, mentre negli Stati Uniti c'è un fortissimo anche impegno per le attività legate alle grandi compagnie, quindi le grandi compagnie
utilizzano massicciamente l'intelligenza artificiale, ci sono grandi investimenti privati che mettono da che mettono si metti da parte di privati. In Cina abbiamo un fortissimo coinvolgimento del pubblico, quindi la Cina si è posto l'obiettivo entro il 2030 di diventare leader mondiale dell'intelligenza artificiale con investimenti molto rilevanti. L'Europa rimane indietro in questo dal punto di vista degli investimenti, dal quantitativo degli investimenti. Siamo un po', come vedete, tra due grandi giganti che hanno accelerato su questa tecnologia. Però abbiamo un grande vantaggio rispetto a loro due. Noi, tra i primi 100 centri di ricerca sull'intelligenza artificiale, del mondo, abbiamo i 32 centri che sono in Europa. Quindi siamo leader mondiali nella ricerca di intelligenza artificiale. Abbiamo competenze, abbiamo ricercatori di alto livello e questo può essere un vantaggio. Il secondo vantaggio è che noi sappiamo diciamo, costruire, abbiamo un'intensità anche di diffusione dell'industria manifatturiera e nell'applicazione dei robot nell'industria manifatturiera. Siamo leader mondiali nella robotica. Allora, per arrivare un po' alla fine, l'intelligenza artificiale, abbiamo detto, si nutre di dati e quindi avendo tanti dati può realizzare sempre meglio ulteriori tecnologie, può migliorare l'azione delle tecnologie. Sappiate che quindi uno degli obiettivi dell'Unione Europea è costruire calcolatori ad alta con prestazioni molto elevate. Uno di questi è il cosiddetto High Performing Computing, il supercalcolatore europeo che aiuterà la realizzazione di calcoli con un'altissima velocità in tanti settori. Pensate dalla meteorologia alla previsione dei terremoti. Il supercomputer europeo nascerà tra l'altro fisicamente in Italia, al Cineca, a Bologna. Quindi noi sappiamo che uno dei progetti più grandi dell'Unione Europea è proprio la creazione di questo High Performing Computing che sarà a Bologna. Qual è l'approccio della Commissione Europea? Cercare di dare una base antropocentrica, umanocentrica all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di tipo europeo è fondata su questo architrave che è l'etica dell'intelligenza artificiale e su questo diciamo, si sta lavorando per definire anche i valori, perdonatemi, di quei criteri che possono dare garanzie ai cittadini dell'uso corretto di un'intelligenza artificiale che ad esempio non può essere applicata nella nostra logica dell'Unione Europea ai sistemi militari, ad esempio, quindi lasciare un sistema senza controllo umano è affidato all'intelligenza artificiale. Questo da noi è vietato, oppure un sistema di intelligenza artificiale con degli algoritmi che lavori senza il controllo dell'essere umano. Ecco, su questo si sta lavorando, cioè diciamo, vi sono una serie di azioni della Commissione europea che rientrano in quello che si chiama il libro bianco sull'intelligenza artificiale. Guardiamo al futuro per allinearci un po' e vedere l'orizzonte. E ho messo in evidenza questi due, da un lato è un programma, Digital Europe, dall'altro una strategia, Digital Compass. Ne ha parlato anche il professor Montini, la guida, la bussola dell'Europa. Allora, l'Unione Europea ha creato questo programma, il primo programma dedicato solo al digitale, che si chiama Digital Europe. Finanzierà i supercalcolatori, finanzierà l'intelligenza artificiale, finanzierà la cyber security, finanzierà progetti nel campo delle competenze digitali avanzate, quindi tutto ciò che può essere favorire la ricerca, l'innovazione nel mondo dell'università. E poi sosterrà diciamo, le azioni degli stati, dei governi, soprattutto la preparazione di programmi che aiutino i cittadini a prepararsi all'impatto di queste tecnologie. Quindi bisogna preparare i cittadini a che queste tecnologie siano comprese e utilizzate. Vengo a chiudere.
Presidente von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, il 16 settembre del 2020, l'anno scorso, ha definito un bel, insomma, intervento con cui apre tutte le attività politiche e legislative della Commissione europea. Ha detto: vi sono tre aree su cui la Commissione europea si dovrà impegnare di più: sono i dati, sono le tecnologie e le infrastrutture. E tra queste cita ovviamente una importante che per noi è appunto quella riguardante il cloud. Noi abbiamo bisogno di nostri sistemi di storage, insomma, di immagazzinamento di dati. E ha lanciato l'idea del decennio digitale europeo. I prossimi 10 anni dovranno essere costruiti con una roadmap in cui individuare, arrivare a degli obiettivi. E quali sono questi obiettivi? Bene, gli obiettivi sono quattro. Per questo è una bussola, li vedete qui semplificati: competenze digitali, infrastrutture, supporto alle imprese e comunque al mercato unico e rapporti con i governi. Che significa competenze? Significa favorire la diffusione delle competenze digitali di base, far sì che almeno l'80% dei cittadini abbiano competenze digitali di base e favorire anche l'assorbimento di un numero elevato di specialisti nel mondo dell'ICT di cui l'Europa ha bisogno. Attualmente sono circa 10 milioni diciamo, gli esperti nel diversificato nel mondo del digitale, ne abbiamo bisogno di altri 10 milioni nei prossimi 10 anni, quindi arrivare a 20 milioni. Questo è uno degli obiettivi che si è data alla Commissione europea. Il secondo è la trasformazione digitale delle imprese, fa sì che sempre più imprese utilizzino gli strumenti di intelligenza artificiale, che siano non soltanto aiutate le start-up, ma che le start-up crescano a un livello continentale. Abbiamo bisogno di grandi imprese che almeno crescano a un livello europeo. E poi fa sì che appunto le imprese siano sempre più proiettate verso l'innovazione, verso la ricerca. È importante il terzo elemento anche che i governi, la pubblica amministrazione si digitalizzi, servizi pubblici fondamentali al 100%, quindi dovremmo avere la pubblica amministrazione sul nostro telefonino, faccio per dire, avere i certificati totalmente disponibili, senza complicazioni, come sappiamo, burocratiche. L'Italia questo ha purtroppo molto da fare. Avere la sanità online, quindi una cartella clinica disponibile al 100%, e poi anche definire meglio l'identità digitale dei cittadini. Che significa portare i principi digitali nel mondo reale, nel mondo digitale? Significa che noi dobbiamo, come nella realtà, abbiamo una serie di diritti e di doveri, tali diritti e doveri saranno anche riportati nel mondo digitale, il rispetto dell'altro, rispetto diciamo, i discorsi aggressivi che nella realtà nostra vengono sanzionati, per cui ci sono delle regole nelle relazioni nostre di esseri umani, nella realtà lo stesso deve accadere nel sistema virtuale, nello spazio virtuale. Ecco, questo è un po' la sintesi. E per chiudere, ovviamente, le infrastrutture. Dobbiamo impegnarci per infrastrutture digitali sicure, connesse, e dobbiamo preparare anche la diffusione di microprocessori di tipo europeo. Noi abbiamo bisogno di una sovranità anche nel campo digitale, e la sovranità nel campo digitale si conquista con dei microprocessori anche europei. Perché microprocessori? Perché i device di cui ho parlato all'inizio utilizzano microprocessori e noi dipendiamo da altri paesi per i microprocessori. Così come, consentitemi il paragone, purtroppo dipendiamo per ora da altri paesi per i vaccini, quindi abbiamo bisogno di un'autonomia in questo. Così anche nel campo della digitale noi dobbiamo renderci più autonomi da altri grandi players a livello mondiale. E infine lanciare, e su questo chiudo anche, diciamo, la diffusione dei supercalcolatori, in particolare del cosiddetto calcolatore quantistico. Il calcolatore quantistico è, diciamo, l'evoluzione più avanzata del supercalcolo, che cambierà definitivamente anche lo scenario anche della scienza, perché come poi avrete modo di approfondire, come se vogliamo potremo in un'altra occasione verificare, il calcolatore quantistico consente
quantità enormi di gestione di dati e anche quindi la possibilità da un lato positivo di realizzare grandi progetti, ma dall'altro negativo di per chi ne ha vuole fare un cattivo uso di ad esempio spaccare qualsiasi password, di entrare in qualsiasi sistema bancario perché ha una capacità di calcolo straordinaria fondato non sul bit 0110 che è quello attuale, ma sul cosiddetto qubit da 0 a 1, quindi con una capacità di diciamo di diciamo un'elaborazione, un'accelerazione straordinaria. Ecco, su questi temi la Commissione europea si è impegnata e dobbiamo diffondere il dibattito, così come ottimamente questa mattina gli Europe Direct si sono così consorziati per realizzare queste attività. Io in questo anche mi dedico all'interno della rappresentanza in Italia della Commissione europea tra i vari compiti, quindi sono eventualmente disponibile a rispondere a domande che siano su questi temi. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, dottor Calatrice, è riuscito a spiegare in maniera molto semplice, in realtà una materia abbastanza complessa. Voglio solo fare una precisazione, questo percorso non è organizzato dagli Europe Direct, ma è organizzato nell'ambito del piano di comunicazione del Fondo Sociale Europeo della Regione Siciliana. Però, siccome noi siamo anche staff dello Europe Direct, spesso noi coinvolgiamo anche gli Europe Direct sul territorio per la diffusione dell'informazione relativamente alle iniziative Complimenti allora alla anche. Regione Sicilia che si è impegnato anche in questa azione. Sì, Complimenti. attraverso, diciamo, il piano di comunicazione ha voluto offrire un momento di formazione ai cittadini del territorio e tra l'altro estendendolo anche ai cittadini di tutto il territorio nazionale. Quindi, diciamo, è stata una bella azione di informazione e comunicazione sull'Europa. Infatti questo è un Perfetto. percorso che viene poi fornito su una piattaforma Moodle dove i partecipanti trovano anche ulteriore documentazione, la possibilità di rivedere le registrazioni e così via. Io la ringrazio moltissimo per il suo intervento. Passerei ora la parola al professor Bastianoni, al quale chiedo cortesemente di collegarsi con il microfono e la webcam. Perfetto. E invece il Eccomi qua. professor Bastianoni ci parlerà della sfida della neutralità climatica. Prego, professore. Buongiorno a tutti. Sì, appunto il mio argomento è stato introdotto molto bene dal collega Montini, almeno la sua importanza nell'ambito appunto delle politiche dell'Unione Europea. La cosa che sta succedendo in questo periodo è che non solo da un punto di vista politico, ma direi, e questo mi lascia qualche speranza in più, da un punto di vista schiettamente economico, le posizioni stanno cambiando radicalmente su questo argomento e infatti il World Economic Forum dell'anno scorso riguardo alla crisi climatica, dice che il potenziale fallimento delle politiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è il rischio numero uno per impatto e numero due per probabilità nei prossimi 10 anni e sta parlando esclusivamente di questioni economico-finanziarie. Quindi vede World Economic Forum il cambiamento climatico come la più grossa minaccia per le economie mondiali. In questa direzione va anche una lettera che il capo del più grosso fondo di investimento del mondo, BlackRock, ha mandato a tutti i manager di azienda in cui loro hanno investimenti, parliamo di più di 8.000 miliardi di dollari. Dice, visto il ruolo centrale che rivestirà la transizione energetica per le prospettive di crescita di tutte le società, chiediamo alle aziende di divulgare un piano relativo alla compatibilità del proprio modello di business con un'economia a zero emissioni nette.
Quindi in pratica dice anche poi nel seguito che chi non farà questo, chi non farà, metterà in atto delle azioni forti per mitigare le emissioni, in pratica verrà cancellato dal portafoglio di BlackRock. E questo capite che è un. Che questi sono argomenti piuttosto convincenti e decisivi. La cosa, ovviamente, la transizione, quella che si chiama transizione ecologica, c'è cioè un ministero apposta ormai in Italia, sicuramente non è una passeggiata, è un cambio di paradigma vero e proprio, è un cambiare il punto di vista con cui, come diceva anche prima Montini, abbiamo regolato la vita dei paesi e dell'Europa stessa, ma anche degli altri paesi, per lunghi anni, praticamente da sempre, ovvero cercare di tenere buona, cioè di migliorare l'economia facendo crescita economica e sperando in qualche modo che questa crescita economica avesse effetti positivi sulla società. E al limite anche poi sull'ambiente. Ovviamente questo tipo di approccio si è rivelato fallimentare e oggi appunto dobbiamo cambiare passo e fare delle politiche che tengano conto contemporaneamente di tutti e tre gli aspetti, di quelli ambientali, di quelli sociali e di quelli economici. Fare delle azioni che soddisfino una o due di questi tre aspetti e trascurino l'altra rischia di essere un boomerang molto molto forte. Nel mondo stanno succedendo molte cose anche a livello urbano di territori per quello che riguarda la neutralità di carbonio. E appunto ci sono città come Melbourne che dovrebbe essere arrivata secondo i piani a neutralità nel 2020, Adelaide e Copenaghen che vogliono arrivarci entro il 2025 e così via, le altre città che vedete nella slide che appunto hanno obiettivi diversi, con tempi diversi. Queste transizioni ovviamente possono essere anche, potranno nel futuro essere facilitate dal Green New Deal per quello che riguarda l'Europa o dalle azioni appunto che i vari paesi faranno nella stessa direzione. La difficoltà di questo cammino però diciamo che comincia a essere meno percepibile o comunque sembra ci siano delle speranze molto più forti di poter fare un cammino virtuoso in questo senso. E uno degli esempi che vi porto oggi è appunto quello della provincia di Siena. La provincia di Siena dove appunto è stato messo in campo molti anni fa, perché il percorso è cominciato nel 2001. Prego, prego. Cominciamento. Non so perché questa cosa, ma nessun problema, possiamo andare avanti. Dicevo appunto che la provincia di Siena ha cominciato all'inizio degli anni 2000 a fare un percorso sugli indicatori di sostenibilità prima e sulla carbon neutrality poi a partire dal 2007 e in anticipo rispetto a quello che era stato previsto, appunto, dal 2011 il territorio della provincia di Siena è carbon neutral. Carbon neutral che vuol dire non che non vengono emessi gas serra, ma che i gas serra vengono emessi, ma vengono anche riassorbiti dai sistemi forestali interni della provincia stessa. Questa cosa è avvenuta grazie a un circolo virtuoso che ha visto
a Fondazione Monte dei Paschi finanziare l'amministrazione provinciale, la quale ha affidato al gruppo di ricerca di cui appunto oggi che dirigo insieme alla professoressa Marchettini, oggi per appunto fare sia la diagnosi, diciamo così, cioè stilare il bilancio dei gas serra della provincia, sia poi appunto per monitorare le politiche che venivano fatte dalla provincia stessa. Questa cosa è stata rafforzata, questo circolo è stato rafforzato dal fatto che la provincia di Siena, prima al mondo, ha fatto una certificazione internazionale, la ISO 14064, appunto sul bilancio, che certificava e che ha certificato per molti anni la bontà dei dati e del metodo di calcolo su questi, appunto, sul bilancio dei gas serra. Questa cosa, appunto, ha facilitato anche l'amministrazione provinciale a prendere dei provvedimenti, perché in quel momento, da quel momento in poi, dal 2007 in poi, la provincia non ha avuto più l'euro e basta come strumento per decidere se una politica era buona o meno. Decideva anche le cose da fare sulla base delle tonnellate di CO2 equivalenti, che ovviamente è una unità di misura meno usuale dell'euro, meno diciamo consueta da maneggiare, che però appunto è stata presa in considerazione per molte delle politiche che sono state intraprese. E vi faccio qualche esempio. È stato stilato un piano energetico provinciale, che ha portato, grazie all'uso soprattutto della geotermia, all'indipendenza per quello che riguarda l'energia elettrica. Cioè, prima la provincia di Siena importava energia elettrica, ora esporta. Questa energia elettrica ha, diciamo, per convenzione, ha emissioni zero. C'è stato un piano dei rifiuti che ha portato praticamente le discariche passate da 40 a 1, e è stato ampliato un termovalorizzatore che appunto sta contribuendo comunque alla produzione di energia elettrica e alla indipendenza elettrica di cui parlavo prima. Una cosa che sembrava anche apparentemente una quisquilia, invece si è rivelata una cosa importantissima. All'inizio la popolazione l'ha percepita come un'invasione indebita, diciamo, della provincia nella vita dei cittadini. La provincia ha creato l'obbligo, con un'anagrafe anche apposita, di pulizia annuale delle caldaie. Il risultato netto di questo periodo di pulizia annuale delle caldaie, ops, è successo qualcosa. Di pulizia annuale delle caldaie, ha voluto dire alla fine di questo periodo, anche probabilmente grazie al cambio di alcune caldaie che nel tempo appunto sono state incentivate, e quindi c'è stato anche un cambio tecnologico in questo periodo sicuramente, ma i consumi per famiglia sono diminuiti del 30%. Quindi i 100 euro spesi ogni anno media dal cittadino della provincia di Siena per pulire la caldaia è stato molto più che compensato dal risparmio in metano che c'è stato appunto per ogni famiglia. L'altra cosa è stata l'estensione forestale. L'estensione forestale fra il 2000 e il 2018 è aumentata di quasi il 20%. Questo dovuto al fatto che diciamo, la provincia ha intrapreso una molto più attenta politica per i tagli dei boschi, e poi per una attenzione molto maggiore al problema degli incendi. In effetti, l'unica volta che la provincia di Siena si è ritrovata molto molto vicina alla soglia dell'assorbimento 100%, ovviamente diciamo, da sopra, è stato quando ci sono stati due incendi piuttosto importanti in un anno, e questo appunto dimostra anche l'importanza di questo tipo
di politiche nella, nella, diciamo, nella gestione dei gas serra. Non so perché mi ritorna indietro a quella slide critica, ma vi faccio vedere appunto quello che è successo nella somma delle cose in provincia di Siena in questi anni. Quelli in blu che vedete sono le emissioni, quelle in verde sono gli assorbimenti, quelle in arancio, arancione rinforzato, se volete, è il bilancio netto che quando abbiamo cominciato dal 2006 era appunto del 72% quando abbiamo cominciato le rilevazioni, poi dal 2011 si è superata questa soglia e poi appunto con oscillazioni siamo, la parte diciamo verde è sempre stata più grande della parte in blu negli altri anni. Questo in un periodo in cui, queste appunto sono le emissioni nette rimaste, ferme, questo invece è l'andamento del PIL provinciale, ce l'abbiamo fino al 2016, in questo periodo il PIL è aumentato del 20%, quindi non è stata una riduzione dei gas serra che ha voluto dire, che ha voluto dire diciamo una diminuzione delle prestazioni economiche della provincia. Anzi, al contrario, appunto, nel mentre che le emissioni diminuivano e gli assorbimenti aumentavano, aumentava anche il PIL. Mi è sparita una slide. Comunque, a questo punto, che cosa è cambiato oggi, rispetto all'approccio che vi avevo fatto, vedere in precedenza? È cambiato che è stata creata una, alleanza territoriale per la carbon neutrality. Perché? Beh, avevamo visto, diciamo che a parte il fatto che la provincia ha perso tutte le sue competenze e questo è stato un altro aspetto decisivo, diciamo, per fare un cambio di passo, ma la cosa era anche che l'approccio della provincia di Siena era stato totalmente top-down, cioè era stata in pratica una politica centrale che era stata più o meno imposta ai cittadini. E quello che poteva essere fatto da quel punto di vista più o meno era stato fatto. A questo punto, per continuare a migliorare, o anche perfino a mantenere questi risultati, a questo punto c'è bisogno diciamo, della collaborazione di tutti. Non può essere soltanto, diciamo, che chi regola, che può decidere e che può, diciamo, cercare di far sì che le cose migliorino. C'è bisogno di tutti gli attori presenti nel territorio senese, tutti i cittadini, fondamentalmente, le imprese che operano nel territorio e quindi diciamo, la creazione di questa alleanza e la crescita del numero di alleati all'interno dell'alleanza va in questa direzione. Gli obiettivi di questa alleanza sono appunto quelli di far conoscere il progetto che appunto che anima questa corsa, diciamo, anche al miglioramento continuo nei confronti della neutralità di carbonio, sensibilizzare la partecipazione. Ovviamente più siamo e meglio è, più sono gli alleati e meglio è, perché l'obiettivo sarebbe di raggiungere tutti e 250.000 gli abitanti della provincia di Siena e tutte le aziende della zona, così che appunto tutti possano dare il loro contributo. Questo consentirebbe appunto di consolidare il risultato nel lungo periodo e, fra l'altro, questa cosa sta anche in parte riuscendo, quella di essere es di esempio a altri territori. E in effetti questa cosa negli ultimi mesi sta succedendo perché la provincia di Parma si è messa esattamente sullo stesso, diciamo, sullo stesso cammino, sta facendo gli stessi passi che ha fatto la provincia di Siena,
la provincia di Mantova sta cominciando e la provincia di Belluno sta cominciando a partire dalla raccolta dati, per poi fare anche lei lo stesso cammino. Quindi, in qualche modo siamo anche riusciti a, diciamo, a far sì che questa cosa venisse allargata, perché non ci interessa fare i primi della classe, ci interessa che le cose vadano bene per tutti. La CO2 e i gas serra non sono un problema locale, ma sono un problema a livello globale. Quindi essere bravi su questo argomento conta molto, molto poco. Conta quanto riusciamo a incidere sui comportamenti di tutta la popolazione mondiale alla fine. E questa era infatti la slide che dicevo, appunto, a questo punto abbiamo questa alleanza territoriale carbon neutrality, che è appunto un modello esportabile. Perché è vero che la provincia di Siena ha caratteristiche peculiari che l'hanno fatta partire avvantaggiata, cioè una bassa densità di popolazione, non particolarmente popolata dal punto di vista industriale. C'è la geotermia che aiuta anche dal punto di vista energetico. Però, detto questo, passare in relativamente pochi anni dal 72% di emissioni al 108% è un gran risultato che può essere esportato dappertutto e già da oggi. Per fare questo, però, il coinvolgimento dall'inizio dei cittadini è la vera chiave. Noi abbiamo imparato a nostre spese quali erano, diciamo, le problematiche che venivano fuori dall'approccio completamente top-down. I cittadini vanno investiti dall'inizio su questo progetto perché, ancora oggi a Siena, se si va in giro a dire che la provincia di Siena è carbon neutral, anche fra chi ci si potrebbe immaginare che lo sapesse, magari non lo sa. Ecco, quindi una mancanza anche dal punto di vista della comunicazione importante e quindi l'importanza anche di coinvolgere i cittadini. Per fare un po' di chiarezza su quello che c'è e quello che manca, non solo a Siena, ma direi in giro, le cose che abbiamo sicuramente sono le conoscenze per fare l'analisi e per impostare quindi poi quelle che potrebbero essere le politiche. Ci sono i dati a disposizione, anche se alcuni arrivano con un po' di ritardo e questo può creare qualche piccolo problema, ma diciamo ad oggi non abbiamo bisogno di risposte in un mese, ma ci basta anche l'anno successivo. Le capacità tecnologiche per migliorare, per fare la transizione ecologica ci sono, la capacità di pianificare c'è. La cosa che manca sono, diciamo, una conoscenza diffusa che piano piano, anche per molti motivi, sta crescendo. Non c'è la conoscenza superficiale, magari sta diffondendosi molto, ma la consapevolezza molto meno. Quindi c'è bisogno di fare anche da parte nostra, probabilmente, un'opera di diffusione della consapevolezza molto, molto maggiore. L'ingaggio del sistema produttivo ancora manca, però, sia quello che impropriamente viene chiamato recovery plan. Sia appunto le azioni indirette, tipo quella di BlackRock di cui vi dicevo prima, possono indurre il sistema produttivo a cambiare in maniera veloce. Manca anche abbastanza un'azione politica capillare, perché è vero che l'Unione Europea si è molto spesa su questo argomento e è vero che qualche appunto politica locale c'è stata, però per ora la diffusione della consapevolezza dell'importanza di avere delle politiche locali che coinvolgano anche i cittadini per ora non è così diffusa. Quindi, nella speranza che queste cose che mancano, siano al più presto colmate, vi ringrazio per Domande che l'attenzione.
persone che sono aspettano arrivate la fine. puntualmente, anzi, se non dispiace agli altri relatori, comincerei con le domande per lei, perché so che forse doveva anche andare via, quindi ne approfittiamo ancora della sua disponibilità. Allora, c'è Mara Massa che ci chiede: quali sono gli obiettivi delle maggiori città italiane? Sì, volentieri. Dunque, le città italiane ad oggi stanno facendo delle politiche che per ora, diciamo, sono molto caute. Parlano del 2050 nella maggior parte dei casi. Ci sono però dei casi più piccoli in cui magari le cose sono più, diciamo, anche più a breve termine. So che Milano, per esempio, si sta attivando molto in questo senso, però ovviamente far arrivare a carbon neutrality Milano è un'impresa titanica, ovviamente, perché mentre se si ragiona su un territorio più grande come una provincia, la cosa diventa più facile perché è più facile avere foresta per assorbire una città. Una metropoli come Milano, la questione ovviamente diventa molto, molto difficile, però diventa anche particolarmente importante perché essendoci tanti milioni di persone che gravitano intorno Ancora un'altra potrebbe domanda da parte di è Annalisa una cosa Dominici: come fare per particolarmente raccogliere importante. questi dati? Li raccoglie l'ARPA? I dati, allora, su Siena, in pratica è stata l'università che ha messo su il metodo di calcolo, messo sulla base delle indicazioni dell'IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change. Quindi lì siamo stati noi, nel caso della provincia di Parma, è l'ARPA Emilia-Romagna che sta collaborando molto sulla raccolta dati. Quindi dipende un po' anche da come sono organizzate le varie ARPA, se hanno i dati sufficienti, ma comunque i dati sufficienti con un po' di, Un'altra diciamo, domanda: di cosa olio di possiamo fare gomito noi cittadini? si Ci riescono a sono trovare. bandi che porrebbe alla nostra attenzione? Aiuto, su questo non so granché. I bandi europei, sicuramente, cioè, di bandi europei ce ne sono stati. Qualcuno è scaduto a inizio anno e ho partecipato a diversi di questi bandi appunto, per azzerare le emissioni della mia università, per esempio, anche. Ci sono, ma ci sono anche a livello regionale, ci sono, però bisogna Se vedere posso appunto, aggiungere io non ho qualcosa, una sicuramente conoscenza potete trovare dettagliata su dei questo bandi argomento. nell'ambito del programma Orizzonte Europa che è di Sì, prossima volentieri. partenza. Anzi, vi comunico che proprio stamattina sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, la serie C, sono stati pubblicati i primi bandi Horizon del futuro periodo di programmazione. È probabile che ci possa già essere qualcosa, non ho ancora avuto modo di scorrerli, però è lì che si potrebbe trovare qualche strumento finanziario, così come per alcune azioni potete anche guardare quello che saranno i bandi del futuro programma LIFE. In genere sono queste le due fonti di finanziamento principali a livello di Commissione Europea relativi a queste tematiche. Abbiamo un'altra domanda da parte di Paola Bortoletto. Ritiene ci debba essere un'azione più coordinata tra gli enti locali? L'esperienza presentata, come metterla a sistema? In effetti, allora, anticipo notizie che non, diciamo, non sanno in molti, ma effettivamente sia con Parma che con Mantova e con Belluno stavamo
pensando di creare una specie di coordinamento fra le città che intraprendono, le città e i territori che intraprendono la strada della carbon neutrality, proprio perché gli enti locali e anche chi fa politica non sia costretto a inventarsi l'acqua calda ogni volta, ma proprio per mettere anche a comune quelle che sono state magari le ricette che abbiamo messo su, che possono essere poi o copiate o comunque adattate a territori diversi. Questo sicuramente. Penso che è ancora presto, ma ci farà piacere anche divulgare questa cosa attraverso i vostri canali. Vorremmo fare una specie di festival della carbon neutrality a Siena a fine estate, anche in presenza, misto ovviamente, proprio perché sia il lancio di questa messa a comune delle buone pratiche, diciamo, che i territori Grazie, mettono in molto atto interessante. Noi siamo a per disposizione intraprendere per la divulgare neutralità quanto più climatica. possibile l'iniziativa e anche ci mettiamo a disposizione anche se vogliamo fare qualche attività online di presentazione dell'evento che potrebbe essere interessante. Ora invece abbiamo delle domande che riguardano il Green Deal, quindi chiedo cortesemente al professor Montini di riapparire in video col microfono, ma anzi chiedo a tutti i relatori di riapparire in Allora, video. grazie innanzitutto per Cosa questa si domanda, intende ecco, per per l'occasione anche prestazioni per sociali all'interno delle ringraziare politiche altri del due Green Deal? relatori che hanno seguito la mia presentazione, sono stati davvero molto, molto interessanti e anche, diciamo, l'ho seguiti anch'io con grande piacere oltre ai partecipanti. Allora, ho visto che ci sono sì, diverse domande, allora cominciamo da questa, sulle prestazioni sociali. Allora, in realtà è curioso il fatto che all'interno del programma del Green Deal viene inserito il riferimento alle prestazioni sociali, ma non c'è una specificazione, c'è solo una citazione all'interno delle macro aree rispetto alle quali il Green Deal dovrà effettuare un'azione di coordinamento. Per cui dobbiamo collegarsi ad altri documenti dell'Unione Europea. Per esempio, l'Unione Europea sia diciamo, intanto l'Unione Europea sta investendo la Commissione sul tema del cosiddetto pilastro sociale e quindi è un tema su cui l'Unione Europea la Commissione è molto presente. Ad esempio, se noi guardiamo agli orientamenti politici della Presidente von der Leyen, che ho citato nella lezione dello scorso 11 marzo, nei quali veniva tratteggiato un po', quella che era, la lista delle priorità della Commissione, non solo riferita al Green Deal, lì c'era un riferimento ad esempio a una centralità che i temi delle prestazioni sociali, ad esempio il tema della garanzia giovani, il tema quindi supporto alle politiche per i giovani, supporto alle politiche per l'infanzia, supporto alla inclusione per la disabilità, tutte politiche dove la Commissione si è impegnata ad adottare nuove strategie, nuovi piani di azione e quindi è un tema che è centrale nella politica dell'attuale Commissione europea. Quindi ci sono vari aspetti che rientrano nelle prestazioni sociali e ad esempio l'Unione europea, la Commissione e la Presidente è stata su questo punto molto attenta e vorrebbe spingere per l'adozione di un salario minimo europeo in tutti i paesi europei, anche in quelli dove questo non è previsto. Quindi diciamo, l'idea è che su questo tema la Commissione è molto presente e il progetto è quello di collegare questo aspetto che rientra un po' nel macro tema del pilastro sociale europeo anche all'interno delle politiche del Green Deal. Per ora questo è affermato in termini generali, come questo poi verrà declinato in particolare, questo collegamento è da verificarsi, però sicuramente è presente un pilastro sociale all'interno del Green Deal. Non so se forse il dottor Calaprice ha qualche informazione su questo. Ecco, io per quello che ho potuto vedere, direi che comunque il collegamento esiste. Sì, grazie. È corretto. Tra l'altro, noi come rappresentanza abbiamo lanciato la consultazione sul pilastro sociale, la rappresentanza in Italia qualche mese fa. Abbiamo raccolto in un seminario un momento di riflessione su questi temi. Vorrei
Vorrei ampliare l'orizzonte sul fatto che il G20, che è a guida italiana, ha il titolo People, Prosperity and Planet. Quindi, in qualche modo, il tema anche dello sviluppo sostenibile è legato al tema anche della People, intesa proprio come supporto a uno sviluppo legato al rispetto dei diritti sociali dei cittadini. Quindi è un tema su cui la Commissione sta lavorando e che vede certamente la pandemia è stato anche un acceleratore di certi processi. E questo è un lato, se vogliamo, anche positivo di come certi avanzamenti vengono realizzati per le crisi che la Commissione, per le crisi che l'Unione Europea sta attraversando. Perfetto. Abbiamo ancora un'altra domanda da parte di Paola Bortoletto. Le industrie saranno in grado di rinnovarsi in maniera sostenibile? Che costi in tema di occupazione? Se Chi volete vuole posso rispondere? cominciare io dal mio punto di vista, ma in realtà è stato dimostrato anche, Sì, penso penso, forse gli anch'io. altri relatori possono ancora meglio di me dire qualcosa, ma ci tengo insomma a Sì. dire due parole anche io. Come è stato dimostrato, pensiamo appunto alla transizione verde e alla transizione digitale, le due grandi transizioni immaginate dalla Commissione europea, alle quali andranno, come ricordo, rispettivamente il 37% e il 20% dei fondi del Recovery Plan del Next Generation EU, quindi più di 2/3. E se guardate lì, vedete già la risposta, secondo me, a questa domanda. Cioè, questa commissione mi pare che sta investendo molto sia in termini di imporre certi cambiamenti e anche accompagnarli con dei finanziamenti importanti. Quindi lì è la risposta, cioè si sposteranno presumibilmente i posti di lavoro. Io non credo che ci sarà una perdita netta, francamente. Se veramente verranno messe in campo risorse pubbliche e poi risorse private, se si muoverà il settore privato, il settore finanziario intorno a questi temi, i posti di lavoro secondo me ci saranno, perché qui si tratta di riorganizzare tutto il sistema europeo. Ci saranno in settori diversi da quelli dove ci sono stati finora, ma d'altronde già una decina d'anni fa, vado a memoria, l'OCSE scriveva, se non sbaglio, che i posti di lavoro dei nostri figli e dei nostri nipoti sarebbero stati mediamente quasi tutti in settori diversi rispetto a quelli dei nostri padri. Quindi voglio dire, non è un tema nuovo, è un tema che esiste da quando si è cominciato a parlare di sostenibilità e di rivedere i nostri modelli di sviluppo. Quindi mi sembra che io francamente non mi preoccuperei. E anzi, questa attenzione che la Commissione e anche gli Stati stanno mettendo sul tema della transizione è proprio legata anche a quello che le trasformazioni dovranno Se avvenire anche nei tempi posso giusti, aggiungere proprio una per l'attenzione all'aspetto cosa, io in occupazionale questo senso sociale. sarei Quindi mi sembra che anche più siamo almeno a ottimista. livello di programmazione nella strada giusta. Credo sinceramente che questa transizione debba avvenire anche, cioè, anche su un altro aspetto, cioè quello delle dimensioni Perfetto, delle grazie. cose, degli Qualcun'altro? Sì. impianti. Pensiamo solo all'energia, in cui si passa da impianti enormi a carbone o a gas o a olio combustibile, a una produzione molto diffusa con il solare, con l'eolico, magari anche con le energie marine e così via. Beh, questo implica molti più posti di lavoro. Cioè si passa da una diciamo da uno schema con alta intensità di risorse, in teoria, a uno schema con molto più alta intensità di lavoro. Questa cosa, fra l'altro, aumenta ulteriormente con la necessità di chiudere i cicli, cioè, il fatto di dover innescare quasi da zero
un'economia circolare impone di averci qualcuno che questi cicli chiude. E lì ci sono milioni di posti di lavoro, perché i cicli vanno chiusi. Cioè qualcuno deve, invece di averci appunto l'azienda che prende e molla i suoi scarti, i suoi rifiuti, ce l'ha qualcuno che dovrà portare quello che sarebbe il rifiuto a qualcun altro che lo usa per altri fini. Quindi anche lì ci sono molti posti di lavoro. È ovvio che siamo a un passaggio epocale, in molto più grande dalla macchina da scrivere al computer. Quelli che facevano solo macchine da scrivere, quando è arrivato il computer, poi sono spariti. Quindi probabilmente sulla strada qualche posto di lavoro nel breve periodo viene perso. Quelli che rimangono indietro da un punto di vista culturale, tecnologico e così via. Per chiudere anche l'insieme del prossimo ormai corrente budget dell'Unione Europea 2021-2027, l'azione del Next Generation EU, del Recovery and Resilience Facility, il ruolo dei fondi strutturali, ecco, tutti Sì, questi perfetto. Dottor Calatrice, interventi vuole aggiungere avranno una qualcosa caratterizzazione, oppure? cioè dovranno prevedere un'economia verde e blu, come oggi si dice, quindi i due grandi temi entrano in tutti i processi, sia a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale. È chiaro che bisogna superare per certi settori la frammentazione nazionale. Parlando del mio settore, sappiate, ad esempio, l'intelligenza artificiale ha 27 strategie nazionali. E questo, diciamo, non aiuta ad avere una strategia, diciamo, certamente c'è una volontà da parte dell'Unione Europea di avere una sua strategia, la coordina, però questa è oggi la dimensione a cui ci si deve muovere, cioè la dimensione continentale. E in questo le regioni, le autorità locali, gli stati debbono convergere. Devo dire, io mi occupo di questioni europee da più di 20 anni, è un momento straordinario questo anche di allineamento di questo processo. Cioè, mai come in questo avvio di decennio vedo i vari attori nazionali, internazionali e locali strategicamente coordinati su obiettivi su cui vi è ormai una ampia condivisione. Perfetto, grazie mille per questo feedback al nostro partecipante. Abbiamo ancora un ultimo intervento e poi chiuderei con le domande perché altrimenti andiamo fuori orario. L'economista francese Gaël Giraud, autore del volume Transizione ecologica nel 2015, sostiene che la transizione ecologica non si farà o sarà solo parziale se non verrà affrontato il problema, per lui fondamentale, delle banche e assicurazioni, le quali nei loro bilanci hanno la grande parte degli investimenti legati a energie fossili, in Francia 7 euro su 10. L'economista sostiene che la BCE dovrebbe intervenire con un quantitative easing ecologico, comprando questi asset sporchi, toglierli dai bilanci delle banche a un prezzo ridotto, così che il costo sia condiviso con le banche stesse. In cambio, le banche dovranno smettere di finanziare questi progetti. La BCE toglierebbe questi asset dal mercato. Si terrebbe il danno economico e non sarebbe un problema perché una banca centrale potrebbe Ma sì, ricapitalizzarsi e io creare posso soldi. senz'altro Cosa dire ne pensa lei? qualcosa, Era ovviamente una domanda non che era è la arrivata mia durante competenza l'intervento del andare professor nello Montini. specifico degli aspetti, diciamo, bancari. Ci sono sicuramente molti altri esperti
maggiori di me su questo tema che possono andare nel merito. Senz'altro è vero che il ruolo dell'investitore, il ruolo delle banche è fondamentale. Ora non entro appunto nel merito rispetto al quantitative easing ecologico che potrebbe essere interessante. Giraud, che ha scritto questo libro, chiaramente è un esperto di queste tematiche, per cui non sono in grado di dire che le teorie siano meno corrette, ma senz'altro, come vediamo anche da quello che ho presentato nel Green Deal, l'aspetto Certo. della partecipazione del settore privato ai finanziamenti di queste grandi transizioni è fondamentale. Quindi anche le banche sicuramente e i fondi di investimento, ma l'ha detto anche il professor Bastianoni, anche il ruolo dei fondi di investimento sarà fondamentale. L'Unione Europea, peraltro, la Commissione di recente ha pubblicato una comunicazione sul tema anche degli investimenti verdi, cioè cercare di capire quali investimenti possono essere considerati veramente verdi e iniziando a dare una serie di parametri e di criteri. Forse il dottor Calaprice può dire qualcosa, perché questa è un'iniziativa interessante, anche questa a supporto di tutto il meccanismo del Green Deal su Concordo, cui sì, la Commissione sta pienamente. investendo per cercare di capire, di Posso dare in qualche solo modo integrare anche una io in maniera macro, la stessa, validazione la agli banca della investimenti Commissione europea verdi, di a chi cioè si la sta banca europea degli impegnando su investimenti questi temi, per diventerà la cercare banca anche di verde creare meno confusione per il consumatore dell'Unione europea. finale, per il Quindi la BEI cittadino. proprio sta Quindi mi pare che si stia andando trasformare anche qui in una anche l'insieme direzione del suo core business, che sia investendo ormai quella, insomma, in tutte giusta. Poi le chiaramente iniziative i dettagli che tecnici sul hanno pre-bancario un appunto rientrano. ritorno, Non so se il diciamo, dottor Caprice forse su questo verde punto può e quindi dirmi. che abbiano un impatto di sostenibilità attraverso una serie di criteri che sono stati individuati, anche se c'è tutto un dibattito sul tema. Però è assolutamente quella la linea, è la super priorità delle istituzioni europee, è davvero la linea guida per eccellenza. Pensate che anche le altre priorità in qualche modo devono supportare questa azione, anche il digitale dovrà aiutare l'attuazione del Green Deal, dovremmo creare diciamo, dovremmo supportare tecnologie che aiutino la diffusione sempre più di tecnologie a basse emissioni di carbonio. E quindi anche in questo senso c'è un impegno che è dell'Unione Europea, ma che passa anche attraverso gli stati nazionali. Sappiate anche la CDP, che è la Banca Nazionale di promozione, che è impegnata nell'attuazione di queste politiche, rivedendo, ha già rivisto la serie di tutti gli investimenti in materia di sviluppo sostenibile. Quindi su questo davvero la strada è tracciata da qui sicuramente al 2030, ma anche oltre. Perfetto, grazie mille per questo feedback ai partecipanti. Invece volevo dire una cosa, alcuni hanno avuto problemi di connessione, quello molto dipende dalle linee che avete a casa. Comunque non vi preoccupate perché questo webinar, come tutti gli altri, sarà registrato e sarà messo a disposizione nella piattaforma Moodle. Io volevo approfittarne per ringraziare i nostri relatori, sono stati tutti molto chiari, delle presentazioni devo dire veramente molto belle. E ringrazio i partecipanti che continuano a seguirci numerosi e permettetemi anche di ringraziare tutto lo staff di questo progetto che lavora in back office, quindi Giorgia Gasbarro, Gianluca Finito, Stefania Mulas, Roberta Chiappe e Raffaella Scordino. Perché anche se non le vedete, in realtà lavorano moltissimo nel back office per fare in modo che tutto questo funzioni in maniera ottimale. Quindi grazie mille, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Abbiamo allora il 25 marzo con me, dove parleremo di fonti di informazione.
Ho visto che nella chat avevate chiesto dov'è la Gazzetta Ufficiale, parleremo proprio di questo, come si consulta la Gazzetta Ufficiale, qual è la differenza tra le varie serie, dove trovare i bandi, dove trovare le sovvenzioni e quindi faremo anche, diciamo, un po' una navigata nei siti della Commissione europea. Vi illustrerò anche il portale, l'European Funding and Tender Portal, che è il portale di riferimento per i finanziamenti europei. E vedremo anche poi qual è la differenza tra i fondi diretti e i fondi strutturali. Quindi il prossimo appuntamento è il prossimo 25 marzo Grazie, buona giornata a e poi vi tutti. ricordo Grazie a che tutti. invece il 27 aprile Grazie potrete approfondire i temi delle opportunità di finanziamento nel settore